Dopo la soluzione in appello per tutti coloro che erano stati ritenuti coinvolti nella morte in carcere del giovane Stefano Cucchi, a Napoli i movimenti di lotta e il popolo del Rione Traiano in rappresentanza di Davide Bifolco hanno dato vita a una manifestazione dinanzi al Palazzo di Giustizia per chiedere chiarimenti e che le morti dei due giovani non cadano nel dimenticatoio. Morti di Stato, così chiamate, nel ricordo anche di altri come Carlo Giuliani che perse la vita durante gli scontri del G8 di Genova. In attesa del processo che farà chiarezza su quanto avvenuto quella notte di settembre a Rione Traiano, familiari e persone del quartiere si sono costituiti in associazione per portare avanti la lotta circa la tragica dipartita di Davide Bifolco. Abbiamo ascoltato ai nostri microfoni il padre Giovanni. Questi se la scambino così perché si deve trovare un colpevole per questo ragazzo, perché è stato ammazzato. E qui nessuno riesce a dire la verità. Noi vogliamo, siamo qui presenti come associazione di Davide Bifolco, il dolore non ci ferma, proprio appunto per dare un segnale forte alle istituzioni, perché chi sbaglia deve pagare.